andrò a mostrare la tecnica per come estrapolare dal tamarindo fresco la polpa, ovvero quel concentrato che servirà a realizzare le salse a piacimento, oppure possiamo appunto ridurlo trasformandolo in concentrato e tenerlo come pasta. Andiamo a vedere come si fa. Il tamarindo si presenta in commercio solitamente in questi panetti, senza semi. Una volta aperta la confezione, non dobbiamo far altro che scinderlo in piccoli pezzi con le mani. Mettiamolo ora in una pentola ed aggiungiamoci dell'acqua, abbondante. Accendiamo il fuoco e lasciamo arrivare ad ebollizione. Una volta arrivato ad ebollizione, mescoliamo e lasciamolo bollire per almeno 20 minuti, anche più, fino a quando il composto diventerà più o meno simile a questo, abbastanza denso. Successivamente andiamo a spegnere il fuoco e lasciamo raffreddare per poi passarlo a setaccio. Il setaccio è meglio che sia a maglia media, altrimenti potremmo utilizzare un comodissimo passaverdura. Lasciamo cadere la polpa del sugo, mentre lo scarto lo andremo a riutilizzare e portarlo nuovamente con dell'acqua ad ebollizione, ripetendo il tutto, così da recuperare più tamarindo possibile. Ne recupereremo circa il 20%. Una volta filtrato il tutto, potremo iniziare a utilizzarlo per le nostre preparazioni. Per ottenere la cosiddetta pasta concentrata, dovremo rimetterlo sul fuoco così com'è e lasciare evaporare il liquido in eccesso. Così concentrato, potremo poi conservarlo in un vasetto di vetro e tenerlo in frigorifero. Si conserverà quasi un mese. Così lo avremo già pronto per essere diluito velocemente e preparare altre preparazioni come salse.